salvo obiezioni da parte dei nostri ospiti, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ne dispongo pertanto l'attivazione. L'ordine del giorno della Commissione riunite seconda e sesta reca audizioni informali nell'ambito dell'esame dello schema del decreto legislativo atto numero 194. Iniziamo le audizioni con il dottor Renzo Serata, direttore dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia, la UIF, accompagnato dalla dottoressa Laura La Rocca, capo della divisione normativa, rapporti istituzionali del servizio normativo e collaborazioni istituzionali, che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Cedo quindi subito la parola, pregando di contenere la propria relazione in circa 5 minuti, al fine di lasciare adeguato tempo a eventuali domande alla fase di replica. Grazie mille, prego direttore. Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati. Ho un testo scritto molto breve che lascerò agli atti, sarò lieto di lasciare grazie, agli atti anche per questo, grazie. Delle commissioni. Ringrazio per l'invito a svolgere questa audizione sullo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2018-1672 in materia di controlli sui movimenti trasfrontalieri di denaro contante. Il predetto schema incide sulla disciplina nazionale contenuta nel decreto legislativo 195/2008, nonché sugli obblighi previsti dalla legge 7/2000 in tema di operazioni in oro. Va infatti considerato che la definizione di denaro contante contenuta nel regolamento europeo è più ampia di quella contenuta nel predetto decreto legislativo del 2008 e include anche beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, ivi incluso il cosiddetto oro da investimento. Le disposizioni oggetto dell'esame odierno rappresentano un punto di arrivo importante e atteso, giunto a conclusione del confronto tra le competenti autorità con il coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Formulerò di seguito alcune considerazioni sulle principali novità, mettendo a disposizione il punto di vista dell'unità di informazione finanziaria in materia. Mi preme innanzitutto osservare che la UIF si è adoperata attivamente per la formulazione di proposte volte a dare piena attuazione alle disposizioni europee e garantire il raccordo con le normative nazionali vigenti. In particolare, nel corso del confronto delle autorità competenti e facendo tesoro delle conoscenze ed esperienze maturate nel settore, la UIF ha richiamato la necessità di razionalizzare, per quanto possibile, il quadro normativo nazionale e soprattutto evitare la sovrapposizione degli obblighi dichiarativi in materia di oro, che sarebbe derivata dalla mera coesistenza delle norme nazionali ed europee, nonché quella di precisare i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, in linea con quanto richiesto dal legislatore in occasione della delega data al Governo per l'attuazione del richiamato regolamento europeo. Per quanto riguarda la materia valutaria, l'atto 194 è diretto all'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, nonché a coordinare la disciplina con la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231 del 2007. Lo stesso legislatore europeo riconosce infatti che i proventi delle attività criminose passano spesso attraverso le frontiere esterne dell'Unione per essere riciclati o utilizzati per finanziare il terrorismo. Il regolamento europeo stabilisce quindi norme volte a contribuire al sistema di prevenzione e a facilitare la conduzione di indagini. È inoltre consentito agli Stati membri di prevedere controlli nazionali supplementari per i movimenti di denaro contante all'interno dell'Unione. In tale contesto, lo schema di decreto legislativo oggi all'esame conferma la scelta di prevedere obblighi di dichiarazione dei movimenti transfrontalieri all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche nei casi di trasferimento al seguito di denaro e valori assimilati che avvengono tra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione. La soglia di rilevanza per i predetti obblighi di dichiarazione si mantiene di importo pari o superiore a 10.000 euro. Ciò non di meno, come anticipato, la nozione di denaro contante diventa più ampia di quella oggi prevista dal decreto 195/2008. Comprende valuta, strumenti innegoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate. Con riferimento ai profili che riguardano più direttamente l'attività della UIF, l'unità è titolata ad accedere direttamente o comunque a ricevere le informazioni relative al denaro contante accompagnato e non accompagnato, anche nel caso di violazione degli obblighi dichiarativi. Inoltre riceverà dall'ADM e dalla Guardia di Finanza informazioni inerenti a denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, qualora emergano indizi di un collegamento con attività criminose, ferma restando la salvaguardia del segreto investigativo. In tema di collaborazione tra autorità competenti è previsto, ed è già operativo, il collegamento diretto della UIF al sistema informativo doganale europeo, per l'accesso alle informazioni che confluiscono in tale database.
Il sistema gestito dall'OLAF, l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode, è alimentato dalle autorità doganali nazionali con le informazioni relative alle dichiarazioni di trasporto fisico di contante per importi superiori a 10.000 euro, quelle relative alle infrazioni degli obblighi dichiarativi e, se di interesse per gli Stati membri, anche quelle sulle dichiarazioni di trasferimento intra-UE. Lo schema di decreto legislativo stabilisce inoltre che l'ADM è tenuta a trasmettere all'unità le informazioni raccolte che non confluiscono nel predetto sistema europeo, senza indugio e al più tardi entro 15 giorni. La UFI utilizza le informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione internazionale con le omologhe unità estere. Le FIU, infatti, sono tenute a scambiare tra loro le dichiarazioni che contengono elementi di rilievo cross-border, secondo un meccanismo di condivisione automatica già previsto dall'articolo 53 della quarta direttiva antiriciclaggio. Infine, ulteriori modifiche al decreto legislativo 195 riguardano i profili sanzionatori in caso di violazione degli obblighi dichiarativi, in particolare al fine di accrescere i minimi e i massimi edittali e attribuire al sistema maggiore efficacia deterrente. Queste disposizioni potranno assumere rilievo nell'ambito della mutual evaluation da poco avviata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, il GAFI, sul sistema antiriciclaggio italiano, in particolare nel contesto della valutazione della raccomandazione 32 in tema di cash couriers. Passiamo alla materia dell'oro, sulla quale l'UIF ha specifiche competenze. L'atto del governo 194, come anticipato, innova anche la legge 7/2000. Tale riforma era particolarmente attesa in quanto la disciplina del commercio dell'oro risale ormai all'inizio degli anni 2000 e le previsioni in essa contenute necessitano da tempo di un ammodernamento al passo con l'evoluzione dell'operatività nel comparto. La UIF è stata testimone di questa progressiva obsolescenza, essendo stata delegata fin dalla sua istituzione, avvenuta il 1 gennaio 2008 dalla Banca d'Italia, alla ricezione delle dichiarazioni di operazioni in oro. Le novità apportate in materia dallo schema di decreto legislativo consentono il superamento di problemi interpretativi emersi nella prassi, grazie all'introduzione di chiarimenti sulle nozioni di oro rilevanti ai fini dell'obbligo dichiarativo, oro da investimento ad uso prevalentemente industriale o da destinare a fusione per ricavarne oro in una di queste due categorie, e sulle circostanze in cui ricorre il predetto obbligo. È escluso l'obbligo di dichiarazione ex legge 7/2000 delle operazioni in oro che ricadono nell'ambito dell'applicazione del regolamento in questione e della relativa disciplina nazionale di attuazione. Vengono così allineati gli importi a partire dai quali scattano gli obblighi dichiarativi, pari o superiore a 10.000 euro, sia per l'operazione in oro, sia per i movimenti trasfrontalieri di denaro contante, così introducendo una facilitazione nel rispetto degli obblighi da parte dei soggetti che vi sono tenuti e dei controlli delle autorità coinvolte. La competenza diretta riconosciuta alla UIF per la ricezione delle dichiarazioni di cui alla legge 7/2000 non determina soluzione di continuità con il passato. Il compito affidato all'unità di emanare istruzioni più ampie rispetto a quelle oggi previste, anche per precisare ulteriormente le operazioni oggetto di dichiarazione, consente di disporre di uno strumento utile ad agevolare gli adempimenti in materia, garantendone il carattere vincolante. Il passaggio della gestione dell'elenco degli operatori professionali in oro dalla Banca d'Italia all'Organismo di Agente e Mediatore, all'OM, segna l'accentramento presso quest'ultimo del censimento di tutti gli operatori attivi nel comparto. L'OM, infatti, già dal 2017 iscrive in apposito registro anche gli operatori compro oro, oltre a essere impegnato nella tenuta di diversi altri elenchi di operatori finanziari e non. In conclusione, lo schema di decreto legislativo all'esame di codeste commissioni, lungamente atteso, insomma ricordo che il regolamento è del 2018, contiene significative novità per la materia valutaria e per la disciplina del commercio dell'oro, che presentano forti correlazioni con la disciplina di prevenzione del riciclaggio e dell'attività svolta dalla UIF. Le nuove previsioni attuano il regolamento europeo, realizzando nel contempo una semplificazione degli oneri a carico dei destinatari e forme di coordinamento tra le autorità coinvolte. Per quanto riguarda gli operatori del comparto dell'oro, essi rientrano tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, come abbiamo detto, e la rilevanza della loro attività a fine di prevenzione è confermata dal nuovo pacchetto di norme europee destinate a trovare applicazione nel prossimo triennio con l'avvio dell'AMLA, la nuova autorità antiriciclaggio europea. La UIF è consapevole dei rischi che connotano il settore e della limitata collaborazione attiva che lo stesso ha fin qui fornito, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L'unità ha svolto accertamenti nel comparto dell'oro con finalità prioritariamente conoscitive, sta avviando specifiche iniziative di formazione e sensibilizzazione volte ad accrescere la consapevolezza degli operatori in oro riguardo alla collaborazione attiva.
In prospettiva sarebbe auspicabile la rivisitazione complessiva degli oneri previsti in materia di oro, oggi frammentati in diversi provvedimenti legislativi, in particolare nell'ottica di coordinare gli obblighi dichiarativi e di prevenzione, calibrando le relative sanzioni. Grazie mille. Grazie mille, direttore. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giuliano, prego. Grazie Presidente, io saluto e ringrazio il direttore dell'unità informazione finanziaria per l'Italia e chiedo a lui due considerazioni. Se ritiene, pur essendo allineata tra denaro e oro, se ritiene adeguata la soglia dei 10.000 euro, che diciamo mi sembra piuttosto alta. Questa è la prima domanda. Poi se ci sono problemi e nel caso come si potrebbe ovviare a questa cosa per quanto riguarda le carte prepagate, perché come lei sa meglio di me ci sono delle carte prepagate che hanno un limite che è inferiore ai 10.000 euro, quindi in questo caso non ci sarebbe alcun obbligo dichiarativo. Se questo nella sua esperienza può portare ha dei rischi, diciamo, come dire, elusivi o di scambi illegali. E, poi volevo capire, visto che lei stesso, diciamo, sottolineava la non sempre piena collaborazione per quanto riguarda il comparto oro con la vostra unità, in che modo possiamo, diciamo, oltre agli obblighi dichiarativi, inserire degli obblighi non lo so, di comunicazione ulteriore, di collaborazione attiva con la vostra unità, al fine di evitare, insomma, pratiche che poi possano sfociare in pratiche illegali o addirittura legate ad attività criminose. Grazie. Prego, direttore. Sì, grazie onorevole Giuliano. Riguardo la soglia, ricordo che la soglia di 10.000 euro è prevista nel regolamento, quindi ancorché possiamo giudicarla elevata, insomma, non abbiamo modo ovviamente di intervenire su questa soglia. Riguardo le carte prepagate, sono d'accordo con lei che spesso hanno un importo inferiore ai 10.000 euro. Non credo che questo possa comportare problemi sotto il profilo dell'antiriciclaggio, fino ad oggi non erano incluse nella rilevazione, quindi da questo punto di vista abbiamo un miglioramento delle segnalazioni rispetto a quanto avuto in passato. Riguardo la collaborazione del comparto oro, sì, devo dire che sono necessari miglioramenti, ovviamente non tutti gli operatori del comparto hanno un atteggiamento non collaborativo, insomma. Noi abbiamo attivato varie ispezioni nei confronti dei Comprooro, più che altro, come dicevo nella relazione, a fini conoscitivi, innanzitutto per capire come funziona il processo produttivo all'interno del settore e anche con la finalità di sensibilizzazione del comparto. Tra le altre iniziative che abbiamo avviato, ne abbiamo una programmata a breve, credo a novembre, un seminario con una rappresentanza ampia degli operatori, delle autorità coinvolte in questo tipo di attività, con le associazioni di categorie, proprio per sensibilizzarle nei confronti degli obblighi antiriciclaggio. Quindi speriamo di ottenere qualche risultato, insomma, alla luce di questa esperienza e valuteremo eventualmente se adottare ulteriori interventi in questo campo. Grazie mille, non ci sono altre richieste di intervento, per cui ringrazio il direttore, ringrazio anche la dottoressa La Rocca, che è appunto a capo della divisione normativa. Grazie mille. Molte grazie ancora a tutti.
Lucchetti, direttore generale dell'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti di attività finanziaria e mediatori creditizi, OAM, che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Cedo a lui quindi subito la parola, pregandolo di contenere la propria relazione illustrativa in 5 minuti circa, al fine di lasciare eventuali tempo a eventuali domande alla fase di replica. Buongiorno, grazie ancora e prego. Buon pomeriggio, ringrazio il Presidente della Commissione Giustizia, onorevole Ciro Maschio, il Presidente della Commissione Finanze, onorevole Marco Snato, per l'opportunità data all'OAM di esporre le proprie considerazioni in relazione allo schema di decreto legislativo all'esame delle commissioni. L'OAM è stato istituito con il decreto legislativo 141/2010 e gli è stato attribuito inizialmente il compito di gestire gli elenchi di agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Nel corso del tempo il legislatore ha attribuito all'organismo la gestione di ulteriori elenchi come quelli dei cambiavalute, degli agenti e convenzionati dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché da ultimo dei VASP, ma anche degli operatori comproro, che maggiormente interessa in questa sede, visto i richiami nel testo all'esame della Commissione alla normativa sugli OCO. L'articolo 3 dello schema del decreto legislativo in esame, che prevede l'avvio del registro istituito presso l'OAM dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro, rappresenta quindi il completamento naturale di tale evoluzione normativa e soprattutto ha il pregio di riportare in capo ad un unico soggetto, l'OAM appunto, la gestione dei registri relativi a tutti gli operatori del comparto dell'oro. Per comprendere appieno le funzioni che l'organismo sarà chiamato a svolgere alla luce dello schema di decreto legislativo, è opportuno sottolineare che il nuovo registro però costituisce una sezione del registro dei comproro, in cui gli operatori sono tenuti ad iscriversi al fine del lecito esercizio dell'attività in forza del decreto legislativo 217/92. Quindi abbiamo il registro dei comproro e in una sezione del registro del comproro avremo il registro degli operatori professionali in oro. Quindi sul punto, per quanto di interesse OAM, al fine di garantire comunque la chiarezza delle informazioni al mercato di riferimento e anche una certa, dare anche una sistematicità al settore, si suggerisce un'integrazione del testo che preveda l'istituzione di un unico registro oro, composto da due sezioni rispettivamente dedicate appunto agli operatori comproro e l'altra dedicata agli operatori professionali in oro. L'articolo 1 dello schema del decreto legislativo in esame stabilisce che il decreto legislativo 92/2017, quindi quello relativo agli OCO e all'istituzione del registro dei comproro e le relative modalità di attuazione dovranno essere applicate anche al registro degli OPO. Qui c'è da rilevare qualche criticità, perché un'automatica trasposizione normativa a comparti sì contigui ma comunque diversi quanto a struttura imprenditoriale e ognuno con specifiche caratteristiche può creare delle distorsioni applicative. A mero titolo esemplificativo faccio riferimento ad esempio agli operatori, all'obbligo degli operatori di comproro di comunicare all'OAM i dati relativi al preposto di ciascuna sede operativa e soprattutto di avere un conto corrente dedicato alle sole operazioni di compravendita all'ingrosso al dettaglio, ovvero di permuta di oggetti preziosi. Quindi la trasposizione sic et simpliciter sul mondo degli OPO, ad esempio, di queste due norme non appare diciamo ottimale. Quindi chiediamo alla Commissione di valutare se non è opportuno specificare che il decreto legislativo 92/2017 si applica agli OPO in quanto compatibili. Ovviamente in quanto compatibile. Attualmente gli OPO iscritti nell'elenco gestito da Banca d'Italia sono 684. In base allo schema attualmente in discussione, questi soggetti dovranno avere i requisiti della forma giuridica societaria, dell'oggetto sociale che comporti il commercio di oro, del possesso da parte dei soci e dei vertici aziendali, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Tali requisiti dovranno essere verificati ex novo dall'organismo, essendo per la formulazione della norma difficilmente ipotizzabile una mera trasposizione degli iscritti dall'elenco tenuto da Banca Italia direttamente in OAM. E gli elementi sono
diciamo, che portano a questa interpretazione sono due. Da un lato la responsabilità con la, diciamo, per effetto della nuova normativa, la responsabilità della verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione appunto nel nuovo registro farà in capo all'OAM. Dall'altro occorre considerare che per effetto del rinvio alla normativa degli operatori con proroga, gli operatori professionali in oro iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca Italia potranno continuare ad operare per un periodo transitorio di 30 giorni dalla data di istituzione del registro OAM entro i quali dovranno presentare istanza di iscrizione. Quindi il periodo transitorio è previsto nel momento in cui l'OAM apre il registro. Gli iscritti nell'elenco Banca Italia dovranno presentare la domanda in OAM entro 30 giorni. Se la presentano possono tranquillamente operare, se non la presentano 30 giorni decadono dalla possibilità di operare. A questo fine si segnala che in base all'articolo 3 del testo all'esame delle commissioni, il nuovo registro dovrà essere avviato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Tale tempistica è auspicabile che venga modificata prevedendo quantomeno 4 mesi per dare all'organismo il tempo necessario a realizzare i sistemi informatizzati di gestione del registro pubblico. L'introduzione di un nuovo registro richiede infatti la predisposizione di aree private per l'accesso utilizzo di sistemi informatici dell'organismo, la realizzazione di servizi informatici specifici per i nuovi utenti, nonché il riadeguamento di quasi tutti i processi primari e secondari e dei servizi ancillari digitalizzati, quali ad esempio iscrizione, variazione, cancellazione dal registro, richiesta verifica dei casellari giudiziari, gestione di istruttorie e dei procedimenti di controllo sugli iscritti, gestione delle posizioni contributive e dei pagamenti degli utenti tramite pago PA, nonché ulteriori servizi di controllo di gestione. Quindi l'attività della tenuta del registro non è semplice, è abbastanza complessa. È parte dell'attività anche la realizzazione di servizi informatici specifici per la pubblicazione dei dati degli iscritti nel registro con l'aggiornamento in tempo reale sul portale dell'organismo. Infine è prevista anche la realizzazione di servizi telematici, questo è un tema particolarmente delicato, dedicati alle autorità interessate per la consultazione e ricerca in una sezione dedicata ad accesso riservato del registro, dove vengono annotati i provvedimenti emanati dal MEF per violazione della normativa antiriciclaggio ed eventuali ulteriori provvedimenti dell'OAM nei confronti dei soggetti OPO rivenienti dall'iscrizione in altri elenchi registri sempre dell'OAM. Per la realizzazione di un registro l'OAM applica inoltre i principi di security e privacy by design che richiedono l'analisi dei trattamenti e la valutazione dell'impatto e dei rischi anche per l'interessato, che porta alla definizione di requisiti di sicurezza informatica e data protection, nonché dei relativi presidi tecnici necessari per la fase di progettazione e esecuzione dei nuovi servizi oggetto poi di test e di collaudo. Ma soprattutto per il richiamo della normativa non è da escludere, dovendo trattare l'OAM un dato particolarmente sensibile quale quello dei casellari giudiziari, la necessità per l'OAM di dover chiedere un nuovo parere al garante delle privacy sulla conformità, diciamo, del sistema di protezione di queste informazioni ai fini privacy in relazione a questi nuovi soggetti. Ed è per questo che chiediamo, laddove appunto sia possibile, un maggior tempo per l'istituzione di questo registro di almeno 4 mesi, 6 mesi sarebbe l'ideale. Grazie direttore, non vedo richieste di intervento. Ecco, forse la consigliera il commissario Giuliano da remoto, prego. Deve accendere il microfono però, per cortesia. Grazie Presidente, io saluto e ringrazio il direttore dell'OAM a cui... Mi sentite? Sì, la sentiamo. Al direttore dell'OAM volevo chiedere una precisazione per capire se ho inteso bene. Lui proponeva una integrazione dello schema di decreto legislativo, prevedendo non di inserire gli operatori professionali in oro in una sottosezione dei compro-oro, ma prevedendo un unico registro con 2 sezioni. Mi sembra di aver capito questo. E poi direttore, le volevo chiedere se diciamo voi ritenete
perché lei mi parla di 4 mesi più o meno, l'articolo 3 prevede 3 mesi, entro 3 mesi. Lei diceva che entro 30 giorni gli operatori devono fare domanda a voi e poi giustamente rappresentava tutta una serie di oneri anche di tenuta di dati sensibili e di allargamento dei vostri sistemi di sicurezza anche informatici. Quindi volevo capire, in un'ottica di collaborazione, se i 4 mesi da lei indicati sono effettivamente sufficienti, considerato che si tratta di poco meno di 700, al momento 700 iscritti, oppure lei ritiene, visto che ci sono anche i 30 giorni, di avere necessità di un tempo superiore per l'istituzione di questo registro. Grazie. La ringrazio per le domande. Parto dalla prima e confermo, nel senso che per una sistematicità migliore, anche per una chiarezza del settore dell'oro, sarebbe bene istituire, cioè prevedere un registro oro con due sottosezioni, una degli OCO e una degli OPO, perché è vero che fanno parte dello stesso mondo, ma hanno delle, come dire, differenziazioni particolarmente importanti. Partiamo per gli OPO comunque di realtà industriali e per gli OCO certo non di realtà industriale, anche se poi molti OPO hanno anche poi dei punti vendita come OCO, ma le dinamiche sono diverse. Per quanto riguarda il periodo transitorio, diciamo che qui la vera incognita è la necessità o meno, noi stiamo già facendo degli approfondimenti su questo, di valutare se è necessario un nuovo parere del garante della privacy che già si era espresso in merito diciamo, alle informazioni contenute nel casellario giudiziario per quanto riguarda gli OCO. È chiaro che questa è una variabile che noi non governiamo perché dipende poi dai tempi che il garante della privacy si darà. Però per quanto riguarda la creazione proprio del registro, siccome i nostri registri completamente informatizzati non sono sono realtà particolarmente complesse. Noi abbiamo chiesto quantomeno 4 mesi, come ho detto in chiusura del mio intervento, l'ideale sarebbe avere 6 mesi. I 30 giorni non ci preoccupano perché i 30 giorni decorrono dal momento in cui il registro viene aperto. Quindi noi immaginiamo che oggi entra in vigore il decreto legislativo, entro 6 mesi, che sarebbe l'optimum, noi istituiamo il registro. Facciamo conto, fra 6 mesi esatti istituiamo il registro, gli OPO continuano a operare tranquillamente e nel momento in cui noi apriamo il registro hanno 30 giorni per presentare l'istanza. Il fatto che siano 700, 680 circa soggetti che si iscriveranno sostanzialmente in un arco temporale abbastanza stretto non ci preoccupano perché abbiamo già avuto, diciamo, dei picchi importanti di attività, se ovviamente non ci preoccupano, se il sistema però è pronto in ogni suo elemento. Per questo c'era la richiesta diciamo di allungare il periodo poi di istituzione del registro. Grazie mille, grazie. Non mi pare ci siano altri interventi, anche perché tra pochi minuti incomincia la Commissione Finanze, per cui dobbiamo dare lo spazio. Grazie mille, Grazie a arrivederci. voi, arrivederci e buon lavoro.